Buonasera, commentiamo la homepage di Repubblica del giorno 6-2-2012. Gelo, allarme gas, sì a centrali a olio. Non hanno capito un cazzo. Basta aumentare nella dieta giornaliera la quota di fagioli che ecco che subito in casa si crea un microclima tiepido, vaporoso, che pervade tutto l'ambiente in cui si vive e non c'è più bisogno del riscaldamento. Fitch declassa 5 banche italiane. UE, che sarebbe Unione Europea, non UE. Avverte la Grecia, niente default. Io dico invece alla Grecia, fai il default, torna alla dracma. Prima con 1.000 lire in Grecia ti davano 1 milione di dracme. Sai quante cose potevi fare con 1 milione di dracme? Dobbiamo seguire l'Europa a tutti i costi. Ma che cosa ce ne frega a noi? E soprattutto cosa ce ne frega ai greci? Cancellieri, posto fisso vicino a mamma. Fornero, un'illusione del lavoro a vita. Parlano due che hanno un posto fisso a vita da sempre. E il loro capo è un senatore a vita, più posto fisso di così. Ora io dico, queste persone devono imporre delle scelte all'intero popolo italiano. Predicano bene ma razzolano male. Il PD espelle Lusi, lui replica infamante, il toro dice all'asino cornuto. Legge elettorale, vertice PDL, PD, Lega, Fini e Casini, Berlusconi ha capito. Finalmente, era ora che la smettessero di fargli lezioni di prostaglandina e provassero col fosforo. Elisabetta festeggia il giubileo, 60 anni sul trono. Audiocommento dell'Aspesi, una regina simpatica. Ecco la classica notizia di cui non potevamo fare a meno per concludere la giornata, se no non avremmo dormito, diciamo, sonni tranquilli. Last but not least, Cassano nega tutto, mai conosciuto Doni. Mo portavano tutti i giorni i doni a casa, ma tutti i doni, tutti i doni che mi hanno portato. Nessun dono era come doni. So capito? Ma oh, c'è io. L'indiano qua. Per oggi può bastare. Arrivederci.